Lord! Ferma quella cosa! Spegnila! Sigurd! È ancora vivo. Vive. Ma nell'oscurità. Bene. Bastardo. Chissà da quanto tempo Basim progettava il suo tradimento. Non oso pensarci. Per gli dei. Sono destinato a essere inseguito da pazzi traditori per tutta la vita. Non avrà mai fine. Hai forse qualcosa da dire? Avanti. Io ho bisogno di riprendermi. Devo sedermi. Quella sua rabbia, quella furia, aveva nonché di familiare, ma non so cosa. Stava delirando, Sigurd. Aveva perso il senno. Non pensarci più. Non sono pazzo, Eivor. Le cose che vedo e che sento, so che sono reali. Lo so, fratello. Ora più che mai. Hai sempre detto il vero. Ora dobbiamo dirigerci verso casa. È un lungo viaggio e io sono stremato. Casa. Eivor, nel nostro viaggio ho avuto tempo per riflettere sulle gioie e i dolori della nostra amicizia. Non posso tornare con te in Inghilterra. Non è la mia casa. Non più. Che stai dicendo? So di te e di Randvi. Una tresca amorosa alle mie spalle. Dovrei punirti per un tale tradimento. Ma non ho la forza di battermi. Io lo capisco. È tutto. Quando Dag ti sfidò perché lo credeva giusto, gli negasti l'onore, vero? Un atto codardo, riprovevole. Dag agì solo per amore del clan. Non meritava che il suo nome fosse disonorato. Allora la pensavo diversamente. E quando tornai all'insediamento, la tua disobbedienza proseguì. Sfidasti pubblicamente il mio giudizio. Ero convinto ti sbagliassi. E anche ora. Ma i tuoi torti sono antecedenti. Rubasti le ricchezze di mio padre. Fretta o no, avrei dovuto fermarti. Un vero capo ci avrebbe ripensato prima di agire. Fosti egoista. Non prendo questa decisione a cuor leggero. Sei la mia famiglia. Eri il mio Drengr. Ma qui le nostre strade si dividono. Fratello, ti prego, il tuo posto è con noi, in Inghilterra. La nostra casa è anche la tua. Il mio è stato un sentiero torbido, cosparso di sangue e lacrime. Ma potremo vederne la fine insieme. Incontreremo nuovi nemici e nuova gloria. Insieme. Apprezzo le tue parole di affetto, Eivor. Ma ormai ho deciso. L'Inghilterra è infestata di brutti ricordi. Rimarrò qui, nella terra che mi ha dato vita e forza. Proprio come disse la profezia. Profezia? Anni fa, prima di partire per l'Inghilterra, ebbi una visione. Una profezia che avrei... che predisse il corso della mia vita, fino a questo momento. Non ne hai mai parlato? E questa profezia si è avverata? Io non saprei. Credo di sì. Ma senza che lo volessi. Beh, mi auguro per il tuo bene che saprai crescere nel ruolo che hai conquistato. Non mi resta che questa speranza. Ci proverò. Te lo prometto.